Poi tanto da qui in poi la facciamo andare in tante zizie, vediamo noi, no. Aspetta, quindi se dico A per tanto tempo viene fatto no, perché? Però potevamo andare un po' tutte lì. Perché? Non lo so, tu dovevi andare nell'accaduto del primo esemplare. Ma no, andiamo lì nel primo esemplare di Bali prima. Di Bali prima. Cosa stai cercando? Stavo cercando di venire, c'è abbastanza casale. Non ho fatto colazione. C'è un casino. Ecco, mi sono dimenticato di prendere la borsa con le borse. Con le borse? Ecco. Perché così mettevamo dentro tutto quello che ci viene a portare su e liberavamo un po' questa macchina. Ma ora penso letteralmente. Poi devo anche levare le bibite e le patatine da dietro. Che non è che posso continuare a portare. Anche perché quando arrivo vorrei caricare la macchina così domani vado in discarica. Senti che sapere di... All'inizio prendiamo soft, metà barca. Io la voglio la barca. La barca a me non piace. Non ti piace. Voglio prendi? Ci pensavo stanotte. Allora praticamente inizierò, perché allora io posso mangiare quello che voglio, ma devo evitare le cose fritte. Sì, perché sennò non sarà niente. Perché sennò c'è tipo gli involtini primavera. Sì, ma li posso prendere. Quelli rotondi. Però posso prendere i ravioli, posso prendere i ravioli alla griglia, i ravioli al vapore. Quelli lì posso prendere. Un attimo dolce. Non lo so. Poi posso prendere. Prenderò, vabbè, gli uramaki, quelli che piacciono a me, vegetariani. Quelli? No, voglio vedere cosa c'è lì. Sarà sempre la cucchia. Oh, non c'è più, c'è una nicchia di merda. Cioè, guarda, che non si vede niente. Vabbè, è un po' appannato di lato, però la strada ve la mangio. Vabbè. Adesso che non c'è più, forse potresti mangiare me. Ma quando siamo andati a Santo Stefano ho mangiato, Grazie. Perché lei ha dormito, io non lo so come mai, perché una volta ha dormito. È stato Stefano. Mi ha aiutato il figlio, vedi? Il tuo figlio che ha dato nel cielo lì. Ah, maledizione a te che non mi hai portato sulla terra, però visto che io ti voglio bene. Oggi ti lascio la mangiare. Ed è per quello che siamo spaventati, perché potendo mangiare, io ho mangiato tanto, è vero. Anche i cosi, non devo prendere quelli che hanno il gambero fritto, non prendo quelli che. Ecco. Poi prendo solamente quelli col pesce cotto, perché a me quelli col pesce crudo dentro non mi piacciono. Quelli lì che sotto sono riso e sopra hanno pezzettini di pesce, non ci sono col pesce cotto, vero? No, sono tutti crudi. Vabbè. Quello lì che c'è nella barca e nel sushi lì, non mi piace. Io inizio. Perché nella barca ti danno proprio pesce. E non è così cruda, non è che c'è, io inizio l'occhio sushi misto. Poi e poi non decido se prendere gli spaghetti oppure no. No, vabbè, faccio. Infatti stasera andrò di verdure, ma. Facciamo così, vediamo come si fa, perché secondo me, cioè. Adesso... Sì, pensando a quello che c'è, più o meno prenderò queste cose qui. Però andiamo con calma, tanto è presto, abbiamo tempo. Infatti per poi se ci arriva tutto assieme, non sappiamo dove metterlo, bisogna mandare di corsa e è lì che tiro. Sì, infatti per questo che io volevo andare prima, però. È mezzogiorno, eh? Vabbè, sti cazzi. Prima però andai a mezzogiorno, apre. Poi dobbiamo andare fino dai cinesi. Parlando di giapponese. A comprare gli spazzolini nuovi per tutti. Perché io li prendo per tutti. Poi. Vediamo quel treno. No, poi chi ce li ha nuovi, che l'ha preso da poco, non lo prende quello che prendo io. Però bisogna prenderli perché non si può. Perché arriva, è piatto qui, non c'è lo scalino. E sono andata un pochettino sopra e non me lo so ancora. Ok. Così.
siamo arrivati. Stavo lì per tutto lì. È bellissimo. No, un mese. Cioè, un mese, due volte prima. Ma sono arrivati, ma sono andato prima a Papa Giorgio. Ma ti sembra il caso? Fino all'esplosivo. Chi è? Lei che ci deve fare un calzinese perché mi ha tre cilindri. Due. Cioè, due. Siamo usciti, io sono pienissimo. La mesichione. Vabbè, non ho mangiato neanche tanto, comunque. Cioè. Vabbè, adesso saliamo in macchina e andiamo fino dai cinesi che devo andare a prendere gli spacciolini per tutti. Siamo arrivati. Che bello, guarda. Guarda che carino. Da mettere all'entrata. Guarda che belli i vestiti di carnevale. Che bello questo da gattina. Oh, la baby calzalonga. Andiamo a prendere gli spazzolini. Allora, dobbiamo prenderlo anche per Pia. Abbiamo preso un po' di roba, abbiamo preso una tuta a mano scontata, che ci sono ancora i saldi che gli serviva, poi ho preso anche il dentifricio per Giada, gli spazzolini, beh comunque poi ve li faccio vedere ben dopo. Adesso, so, guarda, ci sono dei pigiamini stupendi, belli cicciottosi diciamo, no? Veramente belli, guardate che bello. Ho pure questo qui con la rossetta. Sono troppo carini. Belli caldi. Ciao a tutti! Piano che mi fai male. Ciao! Ciao a tutti! Ciao vicino! Che bella gattina che c'è, che bella gattina. Ciao tutti. La mia Titi con la sua codina tagliata, poverina. Adesso va a dare anche due ricetti a mano. Non andare dietro che c'è il seggiolino. No, brudi brudi. Ti
vedere come sei bella. Che bella amigina che sei, tu. Non puoi andare dietro, poi vai sul seggiolino di Piuzza. E non si va sul seggiolino di Piuzza. Dobbiamo andare. Andiamo. Dai cinesi vi faccio vedere quello che abbiamo preso. Niente di che, quattro cose. Però gli spazzolini, questi sono per Manuel, Gabriele, Sabrina e Giorgia, oppure viceversa. Maurizio, me. Questa qui è Giada. Per Pia ancora non l'ho preso, ma lo devo andare a prendere perché comunque due dentini li ha, perciò devo iniziare a lavarli. Questo qui è il dentifricio per Giada e poi ne ho uno fantastico per me che adesso cerco e vi faccio vedere. Eccolo, ho comprato per me il dentifricio della Juve. Poi con Manuel abbiamo preso questo dentifricio qui della Colgate, antitartaro e whitening. In realtà ne abbiamo tantissimi di dentifrici, però questo qui antitartaro, da fare magari un giorno da alternare con un altro dentifricio. E poi ho preso vari tipi di mutande per Giorgia, per Manuel, per Maurizio, sempre per Giorgia, per Sabrina, per Giada, per Sabrina, per Sabrina, per me, che sono giganti, e poi per Gabriele, e poi sempre per me, e poi Manuel si è preso due cose da vestire, ha scelto, aspettate che la apro e ve la faccio vedere, questa felpa qui a 11,83 euro che c'era lo sconto del 30%, gialla, bianca e nera con scritto Freedom Style. È bellissima, è una felpona bella pesante che per questi ultimi freddi va benissimo, sempre se continua a fare freddo perché non si sa mai. E poi Pia piange perché mi vuole. E poi e questi pantaloni con scritto Black New York, sono bianchi e neri, in fondo sono così, hanno queste due righe bianche, dall'altra parte invece sono tutti neri e basta. Questo è tutto quello che abbiamo preso. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se anche voi andate al giapponese e quali piatti vi piacciono. Io adesso vado da Pia, ci vediamo al prossimo video, ciao!